l'amministratore delegato Alessandro Ciotti, complimenti. Massimo, grazie, veramente. Per fortuna che non sono l'acquisto, perché saremmo messi malissimo. Anche perché il tuo ingaggio sarebbe stato pesantissimo per le casse sociali. Ma io per l'amore che ho per il Pescara avrei giocato anche grazie. Però è sconsigliabile proprio veramente, anche come raccattapalle, potrebbe essere buono. Senti Alessandro, a parte gli scherzi, facciamo il punto sulla campagna di abbonamenti, come procede? Procede bene. Stanno iniziando a ritirare i voucher già dal 18, cioè finita la prelazione, i dati sono circa 4.500 già effettuati, più 1.003 di voucher, quindi siamo a 5.800, direi positiva. Adesso sicuramente molti aspettano i famosi colpi di mercato che comunque ci saranno, possono uscire giorno per giorno, fretta non ce n'è, come ti dice giustamente il Presidente, e credo che comunque poi ci sia un'accelerazione anche la prima e la seconda settimana di agosto, perché il 26 escono i calendari, magari le prime partite in casa, come sappiamo tutti, dovrebbero essere con le top player del campionato, quindi ci sarà anche un'attenzione riguardo al campionato, alle gare. Ricordiamo cosa sono i voucher. I voucher sono i famosi mini abbonamenti, i pacchetti, come da disposizione del Viminale il 30 maggio, l'ordinanza che possiamo emettere fino a un carnet di biglietti fino a un massimo di 10 gare. Quindi noi come società abbiamo deciso di fare il voucher per le prime 10 gare in casa e poi il secondo voucher per le ultime 9. Aspettiamo fiduciosi. Adesso aspettiamo veramente di chiudere la campagna acquisti e poi vedremo anche il responso dei nostri tifosi, che comunque già credo che sia ottimo. Ecco, sono stati sottoscritti abbonamenti soprattutto di curva, di stinti, tribuna, faccio un po' ma, il quadro generale. La cosa più positiva credo che sono le sottoscrizioni di circa 1.000 abbonati da parte di donne del gentil sesso, insomma, quindi ragazze. E poi credo che l'aspetto positivo è che sono possiamo dividerli un quarto cada uno per curva nord e distinti tribune, poche curve sud, ma abbiamo credo la settimana prossima un incontro con qualche rappresentante di tifoseria che era già spettatore l'anno scorso in curva sud, che vuole trovare anche per questo settore un accordo rispetto magari a un'emissione di mini voucher, perché lì sappiamo che sono 16 gare gli eventi. Quindi ottimo risposta anche da parte delle tribune, dei distinti e della curva. Famiglie? Famiglie moltissime famiglie. Ci sono ancora molte persone che richiedono la possibilità di ampliare anche non solo allo stato di famiglia, ma purtroppo siamo partiti in questo modo, quindi ribadisco che non possiamo allargare la cosa ad altri ceppi di parentela. Credo che sarà alla fine, potremmo raggiungere gli 8-10 mila abbonamenti emessi, che è un risultato credo eccezionale di questi tempi, con questa crisi che risentiamo tutti quanti, credo che sia un ottimo risultato. Significa avere il 50% dello stadio pieno assicurato.